Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi vi voglio proporre un video tag che mi consentirà di parlare un po' della mia femminilità e del mio sentirmi donna, perché oggi è l'8 marzo, è la festa della donna, e per l'occasione volevo proporvi un video tag che si intitola Essere donna. È stato ideato dal canale di Debbie e dei consigli di Antonella, che vi lascio giù in info box. Io però me lo ero completamente perso perché questo tag è stato ideato in realtà l'anno scorso, se non sbaglio. Io non lo avevo visto e l'ho ritrovato solo qualche giorno fa e quindi ho pensato di proporvelo oggi anche se sono terribilmente in ritardo. Comunque, basta con le chiacchiere e partiamo subito con il video tag. Prima domanda: a quale età hai iniziato a sentirti donna, ad esprimere la tua femminilità e in che modo? Dunque, se intendiamo il sentirmi donna nel senso di donna adulta, sicuramente stiamo parlando di un'età che va tra i 18 anni e i 22, quindi dopo le superiori, perché lì ho comunque cominciato a, diciamo, sbattere un po' contro tutti quei problemi del cercare lavoro, dell'essere autonoma, assumersi delle piccole responsabilità, quindi comunque in quel periodo ho cominciato a sentirmi un po' più donna, un po' più autonoma, un po' più matura. Ma se invece parliamo del sentirsi donna nel senso del sentirsi femminili, quindi vivere la propria femminilità, allora devo dire che io ho cominciato a sentirmi femminile fin dal primo istante in cui sono venuta al mondo. Io ho sempre avuto una spiccata e diciamo esagerata femminilità, perché io sono sempre stata molto molto femminile. E l'ho sempre sentito da subito, fin da quando ero piccola. Tanto è vero che mia madre mi raccontava che a 3 anni io mi sedevo accavallando le gambe. Quindi adesso mi viene da ridere se penso a una bambina di 3 anni che accavalla le gambe. Ma questo era un chiaro segnale del quanto io mi sentissi femminile, perché secondo me il gesto di accavallare le gambe era molto femminile. Quando mia madre, quando eravamo in casa, mia madre magari non c'era oppure c'era, però stava facendo qualcos'altro, io molto spesso mi andavo a mettere le sue scarpe con il tacco. Penso che questa sia una cosa che abbiamo fatto quasi tutte, perché chi è che non si è mai messa le scarpe col tacco della mamma? Però io lo facevo ed ero felicissima quando avevo queste scarpe. Quindi ho manifestato da subito la mia femminilità. Seconda domanda: il tuo rapporto con tutti gli uomini della tua vita, padre, fratello, amico, fidanzato? Dunque, io fratelli non ne ho perché sono figlia unica, quindi non ho mai avuto nessun tipo di rapporto con nessun fratello perché appunto non esiste mio fratello. Con mio padre direi che il rapporto è sempre stato ottimo, non mi ha mai fatto mancare niente né dal punto di vista materiale né dal punto di vista affettivo, è sempre stato presente, è sempre stato disponibile, comprensivo. Era quando ero più piccola un papà che mi faceva giocare, che comunque mi ascoltava, che usciva con me molto spesso, quindi un ottimo rapporto. E anche quando io sono cresciuta, e quindi nell'età magari dell'adolescenza, che può essere quella un po' più difficile, abbiamo sempre comunque avuto dialogo, un rapporto aperto. Lui non è mai stato un papà rigido, possessivo, che mi impediva le cose, assolutamente no. Io potevo uscire tranquillamente, non mi ha mai fatto nessuna guerra, quindi è sempre stato un rapporto sereno e tranquillo. Inoltre, una cosa che ho sempre condiviso con mio papà è stato il cinema, perché io sono sempre andata al cinema con mio papà, io e lui da soli, quindi fin da quando ero piccola e anche fino all'età adulta siamo spesso andati a vedere un sacco di film. Quindi, insomma, è una cosa che abbiamo sempre condiviso e ci siamo anche sempre divertiti, perché comunque era divertente andare al cinema. E invece, parlando di rapporti con amici di sesso maschile, devo dire che io ho attualmente un amico di sesso maschile, anche se ci sentiamo poco, ci vediamo ancora meno, però comunque una persona con la quale mi trovo bene. Invece, parlando del mio attuale compagno, così arriviamo alla domanda sui fidanzati, mariti, conviventi, eccetera, devo dire che con lui ho avuto un rapporto sia affettivo, amoroso e sia di amicizia, perché prima di metterci insieme eravamo amici, ma eravamo proprio tanto amici, nel senso che era proprio il mio migliore amico e c'erano delle confidenze molto intime. Quindi abbiamo condiviso una bellissima amicizia profonda e poi
poi piano piano ci siamo innamorati, ci siamo messi insieme. Con lui ho sempre avuto un rapporto alla pari. Nessuno dei due comanda, nessuno dei due vuole dominare l'altro. Anche quando ci sono degli scambi di opinione, c'è sempre il rispetto dell'opinione altrui. Quindi devo dire che è un rapporto proprio basato sul rispetto reciproco, sulla comprensione, sul dialogo, e è un rapporto molto, diciamo, romantico, perché nonostante siamo insieme da tanti anni, ci sono sempre degli scambi comunque affettivi, romantici. Diciamo che per riassumere un pochino tutti i rapporti che io ho con le persone di sesso maschile, sicuramente posso dire che tutti i miei rapporti sono basati sul rispetto, quindi c'è molto rispetto reciproco. Non c'è mai stato un uomo della mia famiglia che abbia tentato comunque di dominarmi o di comandarmi. Credo che non l'avrei proprio tollerato, però comunque non è avvenuto. Andiamo avanti, ragazzi, con le domande, perché altrimenti qui solo su due domande ci sto mezz'ora. Chi dice donna dice danno. Sei d'accordo? Cosa ne pensi di questo detto? Ma in realtà non sono d'accordo in senso generale, però credo di capire perché si utilizzi questo detto, perché spesso una donna ha tante cose da fare tutte insieme, quindi se magari una donna ha dei figli, ha i figli da accudire, magari da andare a prendere a scuola, poi deve stare attenta che facciano i compiti, nel frattempo deve anche pensare alla spesa, deve fare da mangiare, deve pulire la casa, magari deve anche andare a lavorare, quindi pensare a cose che riguardano il suo lavoro. E quindi, avendo tante cose in testa, secondo me qualche volta è possibile che sia un po' più distratta, e quindi magari nell'essere distratta qualche piccolo danno è possibile che poi si verifichi. In questo senso io la butterei molto sull'ironico e posso dire che sì, qualche danno comunque l'ho sempre fatto anch'io. Ad esempio, sono riuscita a rompere tutti i bicchieri che avevo in casa. Io compro bicchieri e rompo bicchieri, è proprio una specie di destino, il mio destino con i bicchieri è quello, e quindi in questo senso faccio dei danni. Il mio compagno non ha mai rotto nessun bicchiere, ad esempio, quindi se la vogliamo buttare sul ridere, posso dire così. Poi, se devo essere seria, non sono d'accordo, perché non è la donna che crea il danno, semmai è la persona, è quella persona lì, che può essere uomo, può essere donna, insomma, dipende da com'è di carattere, com'è la sua vita, quante cose fa e quanto le fa in modo frenetico, insomma, dipende da tante cose. Prossima domanda. Tre parole per descrivere la donna che sei senza filtri. Io sono leale, sono una persona leale, non sono mai stata una persona che ha messo in atto dei sotterfugi o delle cose finte, delle cose false. Mi ritengo una persona molto leale. Sono una persona determinata, perché se voglio ottenere una cosa, faccio di tutto per ottenere quella cosa. Poi non è detto che io ci riesca, ma ci metto veramente il cuore per riuscire ad ottenerla. E poi sono consapevole. Io sono consapevole di quello che sono consapevole di quello che ho e sono consapevole di quello che non ho e che magari vorrei avere. Poi il fatto che io sappia come raggiungere determinati obiettivi è un altro discorso, però io ho bene in mente che cosa voglio, che cosa non voglio, come sono, come non sono, quindi direi che sono abbastanza consapevole. Poi in ognuno di noi c'è sempre un aspetto inconscio del quale assolutamente non ci rendiamo conto, e quello ce l'abbiamo tutti, perché l'inconscio ce l'abbiamo tutti. Però, senza andare nell'inconscio, diciamo che io sono abbastanza consapevole comunque del modo in cui sono fatta e delle cose che vorrei ottenere. Quindi leale, determinata e consapevole mi sembra che mi possano rispecchiare. Poi ho anche dei difetti, naturalmente, però cerchiamo di mantenere il video sul positivo, e quindi non parliamo di cose negative, di difetti, ma di cose invece un po' più positive, un po' più belle. Poi, quinta domanda: come non dovrebbe mai essere una donna secondo te? Io credo che una donna non dovrebbe mai essere invidiosa e competitiva in senso negativo con altre donne.
Perché a me è capitato tantissime volte di vedere delle donne che si fanno proprio delle cattiverie a vicenda e le fanno per invidia, per competizione. E questa è una cosa che mi ha sempre rattristata tantissimo. Cioè il fatto che le donne tra di loro siano capaci di ingannarsi è una cosa che non mi piace. E io devo dire che purtroppo questa cosa l'ho vista molto più frequentemente tra donne che tra uomini. Quindi è una caratteristica dell'essere donna che a me non piace assolutamente, che io non mi riconosco e che comunque credo una donna, per essere davvero donna, non dovrebbe avere, perché l'invidia comunque è sempre una cosa negativa. Descrivi il tuo ideale di donna e scegli tu se fisicamente o in generale. Beh, direi che ho già risposto con la domanda precedente. Il mio ideale di donna è una donna che sa muoversi nel mondo e sa migliorarsi sempre senza bisogno di calpestare le altre persone o di metterle in cattiva luce. Una donna che riesce a fare così e a farsi apprezzare senza dover disprezzare qualcun altro, secondo me è proprio una vera donna, quindi il mio ideale di donna. Che ovviamente cerco, non so se ci riesco fino in fondo, comunque cerco di raggiungerlo io questo ideale, perché penso che sia una buona cosa comunque essere così. Donna o femmina? Come ti collochi? Sicuramente donna. La parola femmina non mi piace perché mi fa un po' pensare alle specie animali, perché anche per le specie animali si dice femmina, la femmina dell'elefante, la femmina del leone, quindi mi sembra un po' di mettermi nella categoria degli animali, anche se in realtà poi l'uomo è un animale, siamo animali sociali, ma siamo animali. Però, siccome siamo animali un po' più evoluti, si spera, comunque diciamo che dovrebbe essere così, mi piace di più definirmi donna perché distingue un po' appunto dalle specie animali e mi dà più l'idea dell'essere consapevole, dell'essere determinata, di essere una donna comunque che si muove, nella vita di tutti i giorni avendo in mente quello che fa e determinati obiettivi che vuole raggiungere, quindi sicuramente donna. Se potessi fare un salto nel passato, che donna avresti voluto essere e in quale epoca avresti scelto di vivere? Io devo dire che a questa domanda non so rispondere perché io non ho in mente una donna particolare che avrei voluto essere o comunque un personaggio al quale diciamo, mi avvicino, nel quale mi identifico. In realtà non c'è, io non sono mai riuscita tanto ad identificarmi o a pensarmi un'altra persona. Forse è un po' un limite, non lo so, però io in realtà non riesco a trovare un personaggio che possa soddisfare questa risposta. Invece, per quello che riguarda l'epoca, devo dire che mi sarebbe piaciuto provare a vivere o comunque almeno dare un'occhiata agli anni 60, perché mi sembrava un'epoca più tranquilla, più serena, più semplice, ma allo stesso tempo anche un'epoca di grandi rivoluzioni, di grandi scoperte, perché comunque negli anni 60 sono successe tante cose che poi hanno un po' cambiato il modo di vedere le cose, hanno anche un po' cambiato il mondo in un certo senso. Quindi è un'epoca che mi piace proprio perché nella sua tranquillità, nella sua semplicità, ha messo in moto grandi rivoluzioni. Quindi gli anni 60 sicuramente. Tagga 5 donne che stimi. Dunque, io avrei anche in mente delle donne da taggare per questo video, però siccome il tag è molto vecchio, io non so in realtà chi l'ha fatto e chi non lo ha fatto. Quindi facciamo che taggo tutte le donne che mi seguono, che hanno un canale YouTube ovviamente, ma che mi seguono e che commentano i miei video, perché comunque le persone che seguono i miei video e che spesso commentano sono tutte donne che comunque io stimo, perché vedo i loro video, vedo i loro canali, li seguo e devo dire che mi piacciono molto e le stimo molto. Quindi donne, siete tutte taggate. Bene, il video finisce qua. Io vi faccio ancora una volta gli auguri per la festa della donna. Vi invito ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. Mettete un like al video se vi è piaciuto. Io vi mando un bacio enorme.